di Luce e Vita ragazzi, siamo Naike, Valeria. Siamo giunti al numero 12 del Luce e Vita ragazzi e il numero che presentiamo ha come parola chiave l'annuncio. In prima pagina Susanna De Candia ha intervistato il nostro caro amico vescovo. Nell'intervista Don Mimmo ci spiega come un vescovo sia custode e passaparola della fede. Citando Don Tonino Bello, il vescovo ci dice che nell'annuncio del Vangelo conta di più il video che l'audio, quindi più i gesti che le parole. Le colleghe Anna, Mattia e Francesca Pacchini, nella rubrica Innanzitutto, presentano i contenuti delle pagine interne, ricordando che anche in rete, oggi, è possibile annunciare il Vangelo, ma i primi annunciatori devono essere le famiglie e i genitori. Ed ecco, in seconda pagina, i giovani annunciatori digitali che, attraverso i social network, possono dare spazio anche al Vangelo. Giulia Cornio e Vito Pasculli sono due genitori che ci raccontano come la famiglia possa essere annunciatrice del Vangelo, seguendo cinque vie: uscire, annunciare, educare, trasfigurare e abitare la famiglia. In terza pagina, due esperienze di vita di gruppo. Gli alunni della quinta A e quinta B della scuola Bavaro Marconi di Giovinazzo ci raccontano della loro attività per ricordare Don Saverio Bavaro, padre, amico e maestro di tutti e quindi testimone del Vangelo. Della parrocchia San Giacomo di Ruvo, Flavia Carimbolo ci dice di come hanno vissuto la novena di Natale con la tecnica delle ombre cinesi, una modalità diversa per un annuncio più efficace e coinvolgente. Luce e Vita, i protagonisti dei nostri fumetti, ci presentano i ragazzi che nel seminario di Cesano di Molfetta vivono un'esperienza comunitaria in cui il rapporto con il Vangelo è praticamente quotidiano, anche perché loro in seminario cercano di capire quale sia la loro vocazione. E siamo all'ultima pagina. La poesia di Gaia Mastrorilli e di Giulia Tesoro ci parla di strane news di oggi, scritte sui social, riferite alle news di ieri scritte sul Vangelo. La rubrica multimedia, curata da Maria Rosaria Nappi, ci propone una canzone di Neck, Hey Dio, il libro Melody e il video YouTube in cui Charlie Chaplin propone il discorso all'umanità. Tanti linguaggi per annunciare i valori del Vangelo. Poi un po' di relax con i giochi di Valeria Allegretta e Disney di Doriana Minervini. Il giornale lo trovate domenica 12 febbraio nelle parrocchie. Leggetelo e scriveteci. Luce e Vita ragazzi anche su Facebook. E allora? Buona lettura e arrivederci al prossimo numero.